a ridosso dell'8 marzo una riflessione pubblica sulla condizione femminile, che è fatta di una miriade di realtà differenti e spesso poco visibili. Zero Mimose è un'iniziativa promossa dal Comune di Napoli che mette a confronto storie vere di felicità e di sofferenza, di passione e di riscatto attraverso le testimonianze dirette di alcune cittadine. Un'impresa all'interno del carcere di Pozzuoli, una torrefazione, quindi all'interno del carcere di Pozzuoli c'è una torrefazione, significa che ci sono tutti i macchinari per produrre caffè. Io sono solo una rappresentanza di una compagnia teatrale fondata da 6 donne, che nasce all'incirca 7 anni fa. Il nostro primo spettacolo si chiamava Terra di Mezzo. Io su Quartieri Spagnoli ho messo tutta una serie di personaggi seduti fuori ai bassi napoletani, quindi al tramonto, quando le signore, poi i signori si siedono fuori ai bassi, erano seduti con Jean-Michel Basquiat, con Anna Maria Ortese, con Rita Levi Montalcini, con la Marina Abramovic, tanto che alcune persone sono venute lì sui quartieri a ripetere la performance del MoMA della Marina Abramovic lì sui Quartieri Spagnoli. Diamo slancio al compito delle nuove generazioni, dice l'assessora ai giovani Alessandra Clemente, che è quello di mettere dentro la data dell'8 marzo le domande sul vivere delle donne come donne del tempo in cui vivono, senza lasciar cadere le battaglie delle generazioni precedenti.